Buonasera a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Se vi chiedete mai post partita di Verona Cagliari, di Verona Bologna, non ci sarà, non ci sarà. Parliamo invece di quello che è successo ieri, perché purtroppo il Benevento ha pareggiato col Crotone 1-1 ed è in bilico perché domani deve tifare Lazio contro il Torino. Domani si recupera appunto Lazio-Torino e il Torino deve perdere e poi sarà lotta all'ultimo sangue, all'ultima di campionato proprio tra Benevento e Torino, mentre diciamo che il Milan ieri si è un po' complicato la roba, la corsa Champions all'ultima giornata sarà di fuoco perché ovviamente il Milan c'ha l'Atalanta, il Napoli c'ha il Verona e la Juve c'ha il Bologna. Vedremo un po', ma in caso dovessero vincere tutte e tre, la Juve va in Europa League, mentre se il Milan perde ci va il Milan. Sti calcoli, i calcolatori non devono esistere. Parla ai milanisti. Perché dovevi vincere? Se vinciamo contro il Cagliari, siamo in Champions, e poi però se dici così prima della partita, devi giocarla la partita. Addossi delle pressioni alla tua squadra inimmaginabili, e poi le parole di Mister Pioli. Ah, perché è un mister? Ah, va bene. E se non andiamo in Champions, non è un fallimento. Vabbè, tavola apparecchiata e Europa League un altro anno, a quanto pare. Mamma mia. Poi facevano gli accostamenti da Conti a Pioli, tra un vincente e un provincialotto perdente fin da subito, perché la storia di Pioli come allenatore la sappiamo tutti. Magari inizio bene, ma poi si è lasciato subito. È proprio successo con Lazio, con l'Inter, qua Fiorentina e proprio anche col Milan. E quindi, raga, basta volare basso come abbiamo fatto noi tutta la stagione per poi alzarla in cielo. Il 23 maggio, appunto, sì, l'ultima di campionato proprio il 23 maggio, mi raccomando. Io non sarò a Milano, però c'è chi sarà a Milano ad infiltrarsi nella festa dei ragazzi, e vedremo un po' sta lotta Champions e Faraoni ha segnato il secondo minuto, buono, fantacalcio, e niente, e poi la lotta salvezza, domani forza Lazio perché noi vogliamo il Benevento salvo. Il video è un po' corto, pensavo di farlo un po' più lungo, però diciamo che il succo della cosa è che noi vogliamo il Benevento in A, ma è molto difficile. E poi, vabbè, chi ce va tra Juve e Milano. Peggio mi sento. Perché come dice il grande Marco, la Juve è da odiare e il Milan è da ammazzare. Sportivamente parlando, ovviamente. Poi se ci mettiamo una partita con la Juve, mamma mia, mamma mia. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, ragazzi, i commenti, tanti, tanti, tanti. Anzi, c'è solo l'Inter. Sì, c'è solo l'Inter. Io non rubo campionato ed in Serie B non sono mai stato. C'è solo l'Inter. Per me, poi per gli altri non lo so. No, non puoi cambiare la bandiera.
Nella maglia nero-azzurro dei campioni del passato, che poi è la stessa di quelli del presente. Io da loro voglio orgoglio e l'abbiamo avuto. Quest'anno l'abbiamo avuto l'orgoglio della squadra di Milano, perché noi siamo la prima squadra di Milano e gli altri sono a 90esimo. Quindi, bella, raga. Commentoni qua sotto. Bella.